Bentrovati, ben ritrovati a tutti. Ecco il momento dedicato alle risposte del modulo sul conto corrente bancario, cointestato a firme disgiunte, congiunte, insomma le domande che sono pervenute sono tante, anche in questo caso. L'interesse quindi è stato molto e la partecipazione proporzionale all'interesse e alle domande. Le abbiamo divise per categorie. In un primo momento affronterò la questione della cointestazione in sé. Queste sono le domande dedicate alla cointestazione e a dubbi collegati alla cointestazione. Poi in due slide successive le domande dedicate al caso della successione intervenuta nella durata contrattuale, quindi nel corso della pendenza del contratto di conto corrente, nel corso di durata del contratto. E la quarta slide invece è dedicata a una serie di domande varie che riguardano, passano dall'amministrazione di sostegno alla compensazione, una domanda addirittura sulle polizze vita. E nell'ultima slide abbiamo riassunto le tre domande dedicate ai pignoramenti, al caso del pignoramento presso terzi, dove il terzo è l'istituto di credito che custodisce le somme depositate nel conto. Quindi partiamo immediatamente. Allora, le cointestazioni. Non c'è alcun limite o alcun vincolo o alcuna limitazione alle categorie di persone, alle qualità di persone che possono tra loro cointestare conti correnti. Il conto corrente è un contratto, fa parte della libertà che il nostro legislatore col codice civile lascia all'espressione della persona all'interno della realtà contrattualistica e delle obbligazioni, per cui possiamo concludere contratti di conto corrente con chiunque vogliamo, con capacità di agire evidentemente. Con il minorenne alcuni istituti consentono la conclusione di un contratto di conto corrente con minorenni, altri non lo consentono. Ovviamente andiamo a complicare la fattispecie del contratto di conto corrente perché il cointestatario non è titolare di capacità di agire, per cui si complica evidentemente tutta la fattispecie. Quindi l'apertura del conto corrente con due persone capaci di agire e senza particolari qualità, qualifiche, legami di alcun vincolo di alcun tipo. Chiusura, quindi estremo opposto al termine del contratto. Libertà di chiusura di questo conto, che però deve essere voluta ed espressa, cioè la manifestazione della volontà di chiudere deve essere espressa per iscritto da entrambi i correntisti presso l'istituto di credito, il quale, se si trova una richiesta di chiusura da un correntista e ipotizziamo una fattispecie semplice, due correntisti, di soli due correntisti, al secondo verrà come dire, l'istituto si prodigherà per sollecitare la manifestazione di volontà anche da parte del secondo correntista, proprio per completare una fattispecie a formazione progressiva, articolata e complessa e chiudere il rapporto, considerando che un rapporto di conto corrente matura anche dei costi, l'istituto ha tutto interesse per procedere in tal senso. Una cointestazione tra coeredi, l'ho accennata nel corso, è stato un esempio che vi ho portato, può essere una cointestazione a firme congiunte in quel caso, perché è un contratto che viene aperto per gestire un rapporto ben preciso e per cui probabilmente ha una vita temporalmente contenuta, appunto la gestione delle liquidazioni di beni mobili o immobili caduti in successione. E, i coeredi possono però decidere tra loro se fare questo contratto con la banca a firme congiunte o disgiunte. Certamente i coeredi congiuntamente possono chiedere anche dei blocchi precauzionali. E quindi sto rispondendo a un'altra domanda. Non c'è bisogno in alcun modo dell'intervento del giudice, sarebbe una complicazione inutile. Se le parti riescono di comune accordo a trovare soluzioni, la firma congiunta è evidente che evita il blocco precauzionale.
La comunione legale. Allora, uno dei corsisti ha chiesto se il saldo del conto corrente può essere equiparato a una comunione legale. Non andrei a disturbare istituti che sono proprio del diritto di famiglia per comprendere istituti semplici del diritto bancario, qual è la gestione di un saldo di conto corrente. È un saldo che, come dicono i contratti, è nella piena disponibilità di tutti. Se andiamo a scomodare istituti di altri libri del codice civile, di altri settori della disciplina giuscivilistica, ci traiamo in inganno e difatti c'è un'altra domanda che è arrivata e chiede quale regime bancario possono scegliere i correntisti. Non siamo nell'ambito del regime, non siamo nell'ambito del regime bancario, non siamo nell'ambito delle comunioni dei beni, siamo nell'ambito dei contratti bancari. Quindi un contratto a firme congiunte con un saldo che è nella disponibilità di entrambi i correntisti e è un contratto che viene individuato a firme congiunte o a firme disgiunte nel suo nascere. Non è prevedibile la trasformazione di una cosa in un'altra, si deve chiudere un contratto e aprirne un altro che eventualmente prevederà nel suo interno, nelle sue clausole, fatti, come dire, diritti e doveri, obbligazioni tra le parti diverse. L'accesso alla documentazione bancaria è di tutti i correntisti singolarmente, in quanto clienti dell'istituto di credito, per cui ciascuno può chiedere la documentazione e così i loro eventuali eredi. E difatti abbiamo parlato nel corso della formazione, nell'ora di formazione dedicata a questo, come il corredo dei diritti e dei doveri del correntista cointestatario cade in eredità, perché cade in eredità il complesso, il contratto e quindi le obbligazioni nascenti dallo stesso, e ciascun erede ne diventa titolare. Ecco, direi che abbiamo concluso le risposte a questa prima slide. Passando ora alle successioni. Allora, innanzitutto due chiarimenti di massima. Nell'ambito del diritto successorio, erede e chiamato all'eredità sono evidentemente sinonimi. Quindi, se li ho usati durante il momento di formazione, era proprio per dare varietà e specificità, utilizzando terminologie specifiche proprio del diritto successorio, quindi sono sinonimi. Il chiamato all'eredità è l'erede, è colui che ha una pretesa creditoria nei rispetti dell'asse ereditario. Ripeto, come ho detto durante il corso, nel caso di decesso di un cointestatario di un conto corrente, il contratto di conto corrente non si estingue, non è una causa di estinzione e quindi il contratto, che è naturalmente un contratto di durata, prosegue nella sua vita e prosegue secondo le regole stabilite nel contratto stesso, che sono le clausole contrattuali. Cosa accade se un coerede, scusatemi, se un cointestatario ritira tutto? La stessa cosa che accade nella vita del contratto, cioè il momento dell'eredità non cambia le clausole contrattuali sono state firmate nel momento della conclusione contrattuale. Quel contratto è diventato legge tra le parti. È un contratto che ha una durata temporale lunga. Gli eventi che accadono durante questa durata contrattuale possono essere plurimi e vari, tra cui il decesso di uno dei coeredi, ma le clausole contrattuali non vengono meno. Quindi, cosa accade se fuori dall'ambito successorio un cointestatario svuota il conto? L'altro cointestatario chiederà al suo conoscente, al suo cointestatario, appunto, una motivazione, una ragione ed eventualmente scaturirà questo fatto, questa azione, questo bonifico, questo ordine di bonifico, scaturirà delle azioni difensive delle due persone fisiche cointestatarie tra loro. Lo stesso accade in ambito successorio. Se il cointestatario superstite prende
prende tutto il saldo e lo svuota, questo scaturirà delle contromisure in capo agli eredi, se ne hanno il diritto. Ma l'importante e il messaggio che volevo passare era che l'istituto di credito rimane terzo rispetto alle pretese di credito e debito tra i cointestatari e alla pari tra il cointestatario superstite e gli eredi del cointestatario deceduto. Questo quanto ho appena spiegato vale anche per la domanda fatta dell'ipotesi di una madre e figlia cointestatari dove manca la madre, muore la madre, però gli eredi, i figli sono più di uno. Anche in questo caso la figlia è cointestataria, cioè la fattispecie successoria specifica non va a modificare la struttura del contratto di conto corrente e il suo funzionamento. Possono essere 300 eredi, può essere uno solo, ma il cointestatario. Il fatto che il cointestatario sia anche un erede, quindi abbia una duplice veste e che la fattispecie successoria influenzi la fattispecie bancaria contrattualistica, non inficia il fatto che il contratto rimane quello e che la banca ha l'obbligo di eseguire gli ordini di bonifico, perché questo è stabilito nei contratti. Come si chiede il blocco? Il blocco si chiede secondo le modalità stabilite nel contratto. Io invito tutti sempre a leggere i contratti, a prevedere che cosa è ivi indicato. Invito a fare le richieste di blocco per iscritto, quantomeno via mail, meglio ancora se c'è una casella PEC da cui inviare questa comunicazione alla banca. La richiesta di contratto di blocco deve essere chiesta da tutti gli eredi congiuntamente, questo può dipendere dalle prassi bancarie, deve essere dimostrata l'accettazione dell'eredità. Altra domanda. Ora, io vi ricordo che non stiamo facendo un corso di diritto successorio, ma in ambito successorio l'accettazione di eredità non ha l'obbligo nell'ordinamento italiano di essere un atto esplicito e pubblico, può essere anche un comportamento. Un modo di comportarsi, quindi un'accettazione tacita. Ecco, e quindi siccome il nostro ordinamento prevede l'accettazione tacita, non può la banca chiedere un'accettazione esplicita. Ora, tutti questi elementi voi dovete portarli come argomenti per difendere la posizione che intendete e dovete per lavoro e professione difendere di fronte all'istituto di credito. Ricordando come gli istituti di diritto successorio per come dire, intersecarli correttamente insieme con gli istituti di diritto bancario. Alla domanda finale che la banca. Dunque, ci sono due domande. Una chiede, la banca si è rifiutata di apportare il blocco. Agite, insistete, portate motivazioni, eventualmente fate reclamo. Se ci sono stati dei danni per mancata apposizione del blocco, cercate di dar concretezza a questi danni, di quantificarli e di dimostrare sempre il nesso causale tra la mancata tempestiva apposizione del blocco. La richiesta motivata, argomentata e documentata della richiesta di blocco, quindi la richiesta di blocco per iscritto, la dimostrazione che uno è erede, i documenti addotti per dimostrare che uno è erede, il certificato di morte, il certificato di famiglia. La richiesta appunto di blocco, il prolungarsi del tempo per mancata apposizione del blocco da parte dell'istituto, il nesso causale con il danno e la quantificazione del danno. Al lato opposto invece mi è stato chiesto, la banca ha posto un blocco e questo ha comportato un danno al correntista. E allora in questo caso il buon difensore, produrrà tutto quello che serve per dimostrare che la banca erroneamente ha apportato il blocco.
e quindi avrebbe dovuto lasciar libero il cointestatario superstite di accedere alla piena disponibilità del saldo e di poter ivi addebitare pienamente, per esempio, le bollette che richiedono che necessarie per portare avanti la vita corrente. Ma insomma, non mi voglio sostituire nell'esercizio del ruolo del difensore e dell'avvocato che deve sempre argomentare, motivare e accompagnare la propria controparte nei singoli ingranaggi per dimostrare la fondatezza della pretesa. Ho anticipato nelle risposte alcune di queste domande, in questa seconda slide dedicata alle successioni, cosa possono fare gli eredi, l'ho dimostrato, la richiesta appunto dell'accettazione dell'eredità e la copia della dichiarazione di successione, a parere mio, è pretestuoso la richiesta di dichiarazione di successione, proprio perché questa, uno, gli eredi hanno diritto di depositarla. Ha un anno, diritto e dovere di depositarla, ha un anno dall'apertura della successione, quindi è possibile che non ci sia. È possibile che gli eredi abbiano motivazioni più urgenti, sicuramente devono dimostrare lo status di eredi. Firme, dunque, questa contitolarità del 50%, ho fatto di tutto nel corso per cercare, dunque, questa domanda che stigmatizza il 50% della contitolarità, ho fatto di tutto nell'ora di corso per cercare di dimostrare l'infondatezza di questa ipotesi. Non è così. Ciascun cointestatario ha la piena disponibilità del saldo. Significa che ha la piena disponibilità del 100% e non stiamo parlando della titolarità del saldo. Elemento sul quale mi sono ampiamente prodigata nel corso, per cui invito a riascoltare i passaggi dedicati a questo aspetto, perché non è una contitolarità di quote. Altra questione è un eventuale contenzioso nascente tra le parti al termine del rapporto di conto corrente, quindi in un momento in cui si sono già richiesti i blocchi e si vuole dividere il saldo. Nel qual caso le parti dovranno dimostrare davanti al giudice come va diviso il saldo, come nelle loro ragioni e motivazioni vada diviso quel saldo e poi quando il giudice si esprimerà, la sentenza potrà essere portata dalla banca chiedendole le liquidazioni, ma non necessariamente del 50, anche del 100%, del 90, del 33,3, a seconda delle motivazioni che sono state portate tra le parti proprio in fase di divisione di comunione. E allora vi invito a rispolverare quegli articoli del codice che regolano la comunione e la divisione della comunione, che però non possono essere portate davanti alla banca, la quale deve ottemperare al contratto, perché non possiamo chiedere a un istituto di credito di non rispettare i contratti che essa stessa ha concluso con le parti. Se il contratto dice che i cointestatari hanno piena disponibilità del saldo, questo applica la banca. Se i cointestatari litigano su come gestire il saldo, allora un corretto comportamento bancario sarà il blocco del conto e l'attesa che i cointestatari risolvano le loro questioni interne, rispettivamente rispetto alle quali l'istituto è terzo, e una volta risolte tramite un'autorità giudiziaria o bonariamente, se riescono, allora potrà essere applicato uno sblocco a questo conto. Passiamo ad altri argomenti. Allora, sulla polizza vita. Non abbiamo parlato di polizze vita nel corso dell'ora. Le polizze vita sono, insomma, lo sanno i cultori del diritto successorio, seguono delle regole molto particolari in ambito di pressione fiscale, sono appunto cespiti che sono esentati dalla pressione fiscale successoria. Si liquidano immediatamente nel momento del decesso in favore del soggetto menzionato dal decuius e sinceramente gli eredi non hanno ragione di chiedere
alcuna informazione circa il soggetto a cui sono state liquidate. Circa la compensazione, e questa è una domanda a cui abbiamo dato risposta grazie all'intervento di Greta, durante il corso, la compensazione avviene ovviamente tra rapporti bancari accesi presso lo stesso istituto di credito, perché l'esempio che ho fatto è quello dell'istituto di credito che rileva accesi presso di sé più rapporti con poste attive e poste passive. È impensabile che un istituto di credito abbia informazione di rapporti di conti correnti accesi dal suo cliente presso altri istituti. Sarebbe una violazione del GDPR e della privacy inverosimile, per cui questa domanda, invito chi ha fatto questa domanda anche a rispolverare gli istituti, i capisaldi del diritto sulla privacy. E, in ambito di ADS, io non ho di amministratore di sostegno, io non ho parlato dell'amministratore di sostegno in fase di formazione, e sono domande che sono, diciamo, un po' fuori tema. Rispondo brevemente, non è corretto portare similitudini tra il contratto di conto corrente tra capaci di agire con piena capacità e rapporti accesi in capo a soggetti sottoposti all'amministratore di sostegno. Chi ha fatto queste domande è cultore dell'amministratore di sostegno e sa benissimo che possono esserci un ventaglio di ipotesi di amministratore di sostegno che danno piena capacità all'amministrato di gestire in autonomia un conto corrente, o al lato opposto, che tolgono, spogliano l'amministrato della libertà di gestire le somme depositate nel conto, e quindi serve che la banca, in questo caso, verifichi i provvedimenti emessi dall'autorità, e che l'amministratore esegua correttamente la propria attività di sorveglianza e di verifica, e che l'amministrato a sua volta ottemperi agli eventuali limiti configurati dall'autorità. Nel caso dei pignoramenti, e questa è la nostra ultima slide, allora, nell'eventualità in cui un pignoramento abbia luogo su un conto corrente con un saldo di gran lunga superiore alla somma pignorata, allora la banca apporrà un blocco temporaneo sulla somma pignorata, e il conto corrente, sia esso a firme congiunte, sia esso un conto corrente intestato a un'unica persona, continuerà a operare pienamente, consentendo ai titolari, ai contitolari del conto di operare e di eseguire operazioni di addebito e a credito. Quindi ipotizziamo un saldo di conto 100, un pignoramento di 10, i 10 vengono accantonati, vengono congelati, il saldo di conto disponibile per il cointestatario, per l'intestatario singolo, è di 90. Questo fino al termine della procedura esecutiva. Altra ipotesi è il caso in cui il pignoramento abbia ad oggetto una somma superiore o uguale al saldo. In questo caso l'intera somma deve essere bloccata da parte dell'istituto di credito, e se il conto corrente è cointestato a più persone, allora i cointestatari estranei alla procedura esecutiva dovranno far valere le loro ragioni non contro la banca, la quale è obbligata, per l'ordine del pubblico ufficiale contenuto nell'atto di pignoramento, a custodire quelle somme per conto dell'autorità giudiziaria, che a quel punto è superiore sia alla banca sia ai clienti cointestatari, perché il magistrato ha necessariamente il potere di recuperare le somme avendo verificato il titolo esecutivo. Quindi, partendo dal presupposto che a quel punto il saldo è custodito per la magistratura e che la banca nulla può fare davanti a questo, ed è corretto così, perché la magistratura deve prevalere, altrimenti non ci sarebbe più un ordine logico delle cose. Il cointestatario che si è visto privare della possibilità di un saldo a parere suo e motivatamente in maniera scorretta, dovrà far valere le sue ragioni
dentro la procedura esecutiva, esercitando un'opposizione di fronte al giudice dell'esecuzione. Vi ringrazio per l'attenzione e un augurio di buona continuazione.